piccoli, eravamo piccoli su questa terra e ci credevamo così grandi e così importanti da metterci davanti a tutto, appiattire il mondo intorno, umanizzare la natura, piegarla alle nostre attività, renderla amica, ma nel frattempo non ascoltarla affatto. Annullare le distanze e tutti i cicli naturali per un sistema sempre più veloce. Vedevamo tutto in funzione dell'uomo, delle sue esigenze, senza capire che per funzionare avevamo necessariamente bisogno di lei, della natura. Alcune persone più di altre cercavano di mantenere un rapporto armonioso con l'ambiente circostante. Altri proseguivano senza freni verso quello che chiamavano futuro, ma non sapevano della ciclicità del tempo, dell'importanza del passato e dell'ascolto del presente. Alcuni si spinsero oltre, cercarono il limite, il confine del mondo, per portare anche lì l'impronta dell'uomo e della sua instancabile e insaziabile attività. Una scalata verso una meta inventata, una scusa per continuare in un percorso prefissato verso il progresso, conquista e controllo. La conquista della montagna era sempre stata tra i sogni di tutti i più potenti sulla Terra. Un viaggio che costrinse gli uomini a confrontarsi con le proprie fragilità. Ma poi finirono in una grotta senza uscita, in uno stato di confusione e isolamento. In questo buio, gli uomini si sono apparentemente persi, per poi ritrovarsi successivamente in uno stato primitivo, senza tempo. Assomigliava a un mito. E fuori dalla caverna, la verità, la natura primordiale, i suoi protagonisti, le sue forme e colori, i suoi cicli, la sua armonia totalizzante, le sue vicende, le sue sottili relazioni, i suoi silenzi e i suoi rumori naturali. In tutto questo, l'uomo non c'era. L'uomo come lo si intendeva prima, si era fuso con la natura, diventando parte di tutto questo, ma il suo pensiero era rimasto e tutti i viventi erano in relazione tra loro, in una perfetta armonia con il mondo circostante.